Grazie Simona e buongiorno a tutti. Innanzitutto vorrei aprire questo nuovo webinar di Uni dopo il periodo, diciamo, dopo il periodo tipicamente delle vacanze, dove nella parte, diciamo, nel periodo fra maggio e giugno abbiamo sviluppato un certo numero di attività online, appunto con i webinar. Adesso riprendiamo su un tema molto, direi, significativo e in continuità, peraltro, con un webinar che abbiamo svolto lo scorso maggio sui clei medici. Vorrei aprire con un ringraziamento perché oggi il numero di iscritti era molto elevato, abbiamo sfiorato la soglia delle 500 presenze, che è un po' il nostro limite tecnico in questo momento, e quindi direi veramente grazie a tutti voi per l'interesse che avete mostrato in questi mesi, in queste nostre iniziative. Direi appunto oggi pregherei ora i relatori di chiudere le loro webcam e i loro microfoni. Via via darò loro la parola. Ricordo che si tratta di un webinar Uni Accredia, quindi in collaborazione con l'ente italiano di accreditamento. E appunto tratteremo questo nuovo servizio di conformity assessment che riguarda la verifica e la validazione dei claim, o che abbiamo deciso di tradurre con asserzioni. In particolare il mio intervento sarà di introduttivo generale, quindi dando un insieme piuttosto ampio delle attività tecnico-normative che Uni, ma anche ISO stessa, attraverso il comitato ISO Casco, svolge in materia di valutazione della conformità, e via via entreremo poi passo passo nella norma oggetto di oggi, che è appunto la EN ISO IEC 17029, e parleremo anche della sua norma sorella, o meglio, della sua specifica tecnica sorella, la ISO TS 17033. Partiamo subito da dare le coordinate tecnico-normative. Come già detto, è da ormai quasi 50 anni, il numero fa abbastanza impressione, che il Comitato Tecnico sul Conformity Assessment, alias ISO Casco, produce documenti tecnico-normativi che di fatto creano il corpus normativo, lo sfondo tecnico-normativo per tutta la community del Conformity Assessment. In Europa abbiamo un comitato tecnico, CEN-CENELEC, il Joint Technical Committee One, Criteria for Conformity Assessment Bodies, che sostanzialmente si fa interprete delle produzioni, diciamo, dei documenti normativi CASCO verso l'Europa, a supporto in particolare del New Legislative Framework, cioè l'insieme di disposizioni legislative che regolamentano, diciamo, le modalità di conformity assessment nel mercato unico e in particolare riconoscono il ruolo dell'accreditamento in materia. In Italia, la commissione tecnica che si occupa appunto di rendere fruibili a livello nazionale questo corpus normativo è la Commissione Tecnica Unicei Valutazione della Conformità, la Commissione Tecnica CT52. Il corpus no Qui sinteticamente cerco di schematizzare il corpus normativo di ISO Casco, che non è enorme dal punto di vista numerico, parliamo in fin dei conti di poco meno di una quarantina di norme, però è abbastanza corposo a livello di campo di applicazione e spettro di attività di conformity assessment. Innanzitutto esiste un nucleo centrale che è costituito dalla ISO IEC 17000, che è la norma che fissa il vocabolario e i principi comuni della valutazione della conformità, nonché il cosiddetto approccio funzionale comune a tutte le norme della serie ISO IEC 17000. E poi abbiamo due procedure, la numero 1 e la numero 33, che riguardano rispettivamente gli elementi comuni delle norme del corpo normativo ISO IEC 17000 e un insieme di procedure specifiche che si applicano al casco, perché il casco gode di uno status piuttosto particolare nell'ambito della costellazione dei comitati tecnici ISO. Abbiamo un numero piuttosto corposo, 21 allo stato attuale, di norme che riguardano i cosiddetti CABS, cioè i Conformity Assessment Bodies, alias infrastrutture per la qualità, quindi i laboratori, la 17025, gli organismi di certificazione, la 17021, gli organismi di ispezione, la 17020. E poi, come vedremo anche a breve, gli organismi di validazione e verifica, quindi tutti gli organismi che effettuano servizi o attività di valutazione della conformità. Abbiamo anche fra questi lo stesso, la 17011, che regolamenta, tanto per dire, il funzionamento di Accredia stesso come ente nazionale di accreditamento. Poi abbiamo circa una quindicina di documenti di supporto che trattano
temi trasversali alla valutazione della conformità, come potrebbe essere ad esempio l'utilizzo dei marchi di terza parte, ad esempio la 17030 raffigurata in figura. Esistono ancora un insieme piuttosto limitato di quattro guide che trattano sempre aspetti trasversali della valutazione della conformità. Le guide sarebbero, diciamo, documenti per addetti ai lavori. In realtà tutte le norme che vedete della serie 17.000 prima erano guide e poi sono state via via trasposte in norme tecniche. E poi oggi tratteremo le due norme, la 17.029 e la 17.033, che hanno aperto questo nuovo filone del conformity assessment applicato alle asserzioni, ai claim, e devo dire, appunto, rientrano la 17.029 ovviamente nella seconda anello di questo sistema planetario, il 17.033 invece è una norma che in un certo senso supporta la 17.029 e il tema dei claim in materia di claim etici, e di questo si parlerà anche oggi ancora del 17.033 in continuità con il webinar dello scorso maggio. Abbiamo poi tre nuovi progetti che sono sostanzialmente delle revisioni di documenti già in atto, già vigenti, e quindi, come dicevo prima, non abbiamo un corpus normativo estremamente ampio in termini numerici, parliamo di meno di una trentina di norme, però molto esteso in termini di conformity assessment activities, cioè di attività che vengono coperte e di macro processi di conformity assessment che questi documenti normativi coprono nel loro insieme. Come vedete, quelli raffigurati in bianco sono di fatto le norme armonizzate al New Legislative Framework europeo che ho citato poc'anzi. Rapidissimamente, qualche cosa sta succedendo a livello isocasco? Beh, direi che nell'ultimo anno abbiamo assistito a due revisioni fondamentali che riguardano il nucleo centrale, cioè i documenti che in un certo senso comuni a tutte le norme della serie ISO/IEC 17.000. Quindi è stato a breve, non è in arrivo, ma è stato recentemente pubblicato il nuovo vocabolario della ISO/IEC 17.000 e abbiamo avuto la revisione delle due procedure che ho citato prima, la 33 e la 1, di cui sicuramente quella sugli elementi comuni delle norme sulla valutazione della conformità ha portato le novità più significative. Abbiamo due nuovi processi di revisione che sono appena partiti, uno che riguarda la 17.030 sull'utilizzo dei marchi di conformità di terza parte, o meglio i requisiti per i marchi di conformità di terza parte, e la revisione della 17.043 che riguarda le prove valutative interlaboratorio alias proficiency testing. Abbiamo poi la continua espansione della serie 17, ISO/IEC 17.021 che riguarda sostanzialmente gli organismi di certificazione di sistemi di gestione. E l'ultimo tassello riguarda ad esempio i sistemi di gestione per i business collaborativi in correlazione con la ISO 44001. Cosa avverrà? Beh, vi dico solo che si sta discutendo in questo momento di sottoporre a revisione la parte 1 della 17.021, che è quella generale per il funzionamento degli organismi di certificazione di terza parte di sistemi di gestione. Quindi sicuramente ci sono state tante novità in questo biennio contrassegnato dal Covid, ma sicuramente quest'ultimo anno, scusate, contrassegnato dal Covid, ma ci saranno sicuramente ulteriori novità a breve. Però se siamo qui oggi, permettetemi di dire, anche frutto di una nuova vision dell'Uni, cerchiamo sempre di più di assolvere a quel compito che la governance dell'Uni ci ha assegnato, cioè quella di essere una piattaforma multi-stakeholder al servizio del sistema paese. Siamo qui anche perché stiamo cercando di adottare e perfezionare nel tempo un modello di governance piuttosto innovativo basato sui principi della responsabilità sociale e quindi di una delle nostre norme fra le più famose, la ISO 26.000. Stiamo cercando, e questo è un lavoro comune con ISO in particolare, di mappare tutto l'insieme delle nostre attività tecniche in coerenza con i 17 obiettivi per lo sviluppo sostenibile, i famosi SDGs dell'Agenda ONU 2030, e non per ultimo, sul finire del mese di luglio, siamo riusciti anche in un'operazione piuttosto delicata, che è per una qualsiasi associazione, che è quella della riforma del nostro statuto, quindi il nostro documento fondante, e che di fatto rappresenta una nuova milestone per continuare a cercare di spiegare questa vision nei mesi e negli anni a venire. Ed è una vision che si nutre ovviamente anche di attività come queste che stiamo vivendo. In particolare nel periodo
contrassegnato appunto dalla crisi pandemica che è tuttora in atto, siamo riusciti ad assicurare, come credo avete avuto modo di vedere, un elevato livello di business continuity, quindi di continuità operativa, al punto che il mese di marzo abbiamo avuto il picco di produzione. E soprattutto abbiamo intrapreso, a partire direi dallo scorso maggio, dallo scorso marzo, un insieme di iniziative davvero inedite, ad esempio rendendo disponibili un pacchetto di oltre 20 norme per supportare, per supportare la battaglia proprio contro il Covid. Abbiamo sviluppato un insieme di iniziative come questa, di webinar gratuiti online per promuovere le nostre novità tecnico-normative. E ripeto ancora una volta, il webinar di oggi, in un certo senso, arriva in continuità con quello sulla specifica tecnica sorella, la ISO TS 17033, sui claim etici. Stiamo continuando a sviluppare un originale percorso di integrità che parte dal personale dell'Uni sull'etica, accreditandoci come un ente di normazione tra i più, diciamo, all'avanguardia sul tema dell'etica, che è sicuramente un tema trasversale emergente per il mondo della normazione, ma non solo. E poi ci tengo a sottolineare che stiamo anche riformando, consentitemi questo termine, le nostre offerte formative. Le abbiamo date anche un nuovo logo, un nuovo nome, Unitrain, e quindi, come dice questo slogan che è presente anche sul nostro sito, incomincia davvero un nuovo grande viaggio anche per il nostro centro di formazione. Quindi un insieme coerente d'attività che ci ha portato qui non per caso, ma appunto per una precisa volontà strategica che parte dalla governance dell'ente e arriva anche ai livelli operativi e al sottoscritto come funzionario tecnico della direzione normazione. Mi auguro quindi che anche il webinar di oggi incontri il vostro gradimento e soprattutto vi possa introdurre a questa nuova tematica, questa nuova attività di valutazione della conformità che riguarda la validazione e la verifica delle asserzioni alias claim. Con questo io vi ringrazio per l'attenzione e lascio immediatamente la parola ad Emanuele Riva di Acredia per un inquadramento generale dal punto di vista dell'ente di accreditamento della materia di cui andiamo a discutere oggi. Grazie ancora. Prego, Emanuele. Dovrebbe attivare il microfono. Ecco, microfono attivato. Ok. Parte in presentazione. Si vede lo schermo? Sì, benissimo. Allora, oggi andiamo a discutere di una norma specifica che è appunto il 29. È una delle tante norme che abbiamo sulla valutazione della conformità. Ce ne sono 12 oggi in questo ambito e andiamo a parlare soltanto di una. 12 è compreso la 17.011, che è la norma di accreditamento. Per capire però cosa sia questa nuova norma, è bene forse confrontarsi con le norme già esistenti, perché è più difficile altrimenti coglierne il significato. È una norma che nasce adesso e va a occupare uno spazio non coperto da altre norme. E quindi è un po' difficile, insomma, andare a inquadrarlo. Per fare questo esercizio, proviamo a capire la differenza tra il 17.029 e le attività di ispezione, testing e prodotto. Iniziamo a ragionare con l'ispezione. Facciamo un esempio, prendendo la bottiglietta di plastica. A cosa serve l'ispezione, il riferimento di una bottiglietta di plastica? Che cos'è che ci sta? A che risposta sta dando lo schema di valutazione dell'ispezione? Torniamo indietro un po' con i ricordi. Chi si ricorda, insomma, questa faccia di questo signore di mezz'età? Era l'uomo del monte, no? L'uomo del monte ha detto sì. Questa attività di verifica, tutti ci ricordiamo, prendeva le sue belle ananas nel campo e le mangiava. Cos'è questa attività? Questa attività probabilmente è attività di ispezione. L'attività di ispezione può essere distinta in due attività principali. Uno, un esame svolto a fronte dei requisiti dettagliati e questa attività si sovrappone molto con l'attività di testing e certificazione di prodotto. Oppure, esame svolto a fronte dei requisiti generali, come se fosse appunto un giudizio professionale. E questa è probabilmente appunto l'attività dell'uomo del monte. Non è un'analisi specifica dell'ananas in un laboratorio, ma è una valutazione generale.
alcuni esempi, insomma, di vita corrente, gli esami, un colloquio, una valutazione di un critico d'arte. Questa attività è ispezione. Sfatiamo una fake news, cioè l'ispezione non è una fotografia, o almeno non è soltanto una fotografia. Spesso si usa questa assonanza per descrivere cosa sia l'ispezione. Non è una fotografia perché fotografo un istante, ma è una fotografia perché non è necessario riferirsi a qualcosa per un confronto. Un esempio banale è: quante bottiglie ci sono nel carrello della spesa? A questa risposta risponde l'ispezione. Però è un fotografare non soltanto di un istante, ma un fotografare in maniera critica, perché c'è un giudizio professionale dietro questa valutazione. Quindi questo è l'ispezione. L'ispezione risponde a una parola chiave che è examination, e il rapporto di ispezione riporta al fotografo le condizioni dell'oggetto ispezionato al momento in cui l'ispezione è stata effettuata, rispetto a specifiche definite o rispetto ai requisiti generali. Quindi ci ricordiamo questo concetto di examination. Cosa diversa è il testing? Il testing invece risponde a una domanda differente. Risponde al bisogno di caratterizzare qualcosa, caratterizzare la bottiglietta d'acqua. Quali sono le caratteristiche di questo prodotto? Il certificato di prova dettaglia le caratteristiche di un certo oggetto, risultato ottenuto di prova documentato. C'è anche da dire che la stessa 17.000 a un certo punto in fondo dà la dichiarazione di resa, perché i concetti di ispezione e di testing sono molto sovrapposti, soprattutto quando l'ispezione è attività relativa a una verifica specifica proprio dei requisiti specificati. In questo ambito l'attività di ispezione è molto vicina al testing, mentre l'attività di ispezione è facile da identificare quando è un giudizio basato su concetti generali, appunto l'uomo del mondo piuttosto che il critico d'arte. Quello è facile capire che è ispezione. Però un'attività di analisi a fronte di requisiti specificati, quell'attività lì è molto simile all'attività di testing. Prodotto. E invece cos'è la certificazione del prodotto? La parola chiave del prodotto è demonstration. Il certificato del prodotto garantisce che il prodotto certificato è conforme a una norma o specifica. Quindi, nel caso del prodotto in serie, questo certificato garantisce che questa conformità viene mantenuta nel tempo. Ricordiamoci questo concetto: mantenere le caratteristiche nel tempo, cosa che non c'è nel 7029. Nel 7029 non prevede attività di sorveglianza. Adesso proviamo, appunto, capito quali sono, ricordateci quali sono i concetti principali dell'ispezione, testing e prodotto, andiamo a vedere cos'è verification e la parola chiave intanto è confirmation, non è caratterizzazione, dimostrazione, ma è conferma. Il certificato di validazione garantisce che un certo processo messo in essere in accordo a un programma definito potrà dare certi risultati. Questa è l'attività di validazione. Poi vedremo più avanti l'attività di verifica. Questa di 7029 comprende due concetti, e anche questa è una novità. È una norma che si spacca in due. Le altre norme hanno appunto, vanno a declinare soltanto un'attività. Qui invece le attività sono due, ma la parola chiave poi alla fine rimane la stessa. Questo è un esempio che fa capire come appunto l'attività di validazione vada a guardare verso il futuro, da un certo punto in avanti. E qui saltano fuori i claim. Cos'è che viene verificato da un certo punto in avanti? Viene verificato che un claim possa essere confermato che sia corretto da un certo punto in avanti, mentre l'attività di verifica va nel passato, che il claim sia corretto nel passato. Claim vuol dire l'affermazione, una asserzione. Adesso vediamo anche qualche esempio. Iniziamo con validation. Un esempio semplice: questa navicella arriverà su Marte. La dichiarazione: se io faccio un claim, la navicella arriverà su Marte, questo è un claim che devo insomma valutare se possa essere plausibile o meno. Questo è un esempio un po', insomma, estremo, ma se facciamo un esempio concreto: se io devo costruire un impianto per produrre 100 bottiglie di acqua all'ora, io devo garantire che questo impianto avrà certe caratteristiche. Oppure costruisco una macchina e garantisco che questa macchina consumerà X litri di gasolio, di benzina. Sto facendo delle promesse. Tutte queste promesse devono essere validate.
Quindi stiamo guardando verso il futuro, stiamo garantendo che verso il futuro possano essere certe prestazioni. Quindi questa attività, appunto, si distingue dall'attività di test e di ispezione, perché l'attività di test e di ispezione la farai quando ci sarà l'impianto, non prima che l'impianto sia in funzione, lo farai dopo. Al massimo potresti fare un'ispezione, un controllo del progetto, ma non è la validazione, non stai facendo una validazione su quello che ci sarà in futuro. Quindi questo, a questa risposta risponde appunto il concetto di validazione. Verifica, abbiamo detto che la parola chiave è sempre questa, confirmation, però la certificata di verifica garantisce che le dichiarazioni dell'esecutore sono affidabili verso il passato. Facciamo un esempio, quelli insomma che vanno per la maggiore, per esempio il discorso delle carbon footprint. Verifico che per costruire, per produrre questo, questa bottiglietta siano state impiegate, utilizzate X chili di carbonio nei processi produttivi. Quindi c'è un'asserzione da parte di chi produce questa bottiglia e questa asserzione viene verificata sul passato. Si controlla quindi con delle verifiche se il produttore sta dicendo delle cose affidabili. Quindi qui andiamo ad aprire uno scenario, un ambito completamente nuovo rispetto all'attività svolta fino adesso, e cioè verifichiamo se un claim rivolto verso il passato o verso il futuro sia o meno affidabile, sia verificabile. Questo ovviamente si distingue da tutte le altre norme. Se qui l'elenco è lunghissimo, sono 12 le norme, ogni norma ha le sue peculiarità. Questo è il punto di partenza di questo claim. Andiamo un attimo per riepilogare i concetti. Questa attività di verifica e validazione oggi è già presente in maniera robusta e poi ce ne parlerà più avanti Ingegner Sanz e l'ingegner Pernigotti, ci spiegheranno meglio cosa viene fatto per l'attività nel mondo ambientale. Vedete, nella prima colonna vediamo che tutta l'attività di valutazione e verifica risponde a delle norme specifiche già insomma di certa data nel mondo ambientale. Prima era 12.065, che adesso viene comunque spostata a livello 4, però a livello 3. Comunque questi sono dettagli. Il concetto è che l'attività di valutazione e verifica ha comunque già una storia nel mondo ambiente, e gli schemi di program, si chiamano, si chiamano schemi di certificazione, si chiamano program, presenti sul mercato sono già tanti. I più famosi sono l'emission trading e tutto il mondo del carbon footprint, inventari di gas serra e così via. Quindi tutto questo ambito è già normato e declinato. Quello che è nuovo, che è innovativo, che forse è più interessante dal punto di vista anche insomma non dico filosofico, però insomma come riflessione sul futuro, è tutto l'ambito dei claim legati all'STB 29 che non siano specificatamente ambientali. Noi abbiamo in Italia la fortuna di avere sfruttato insomma questa nuova norma, che è la STB 33, che sottolinea le caratteristiche dei claim etici. Ora poi verrà discussa anche questa più avanti, però l'innovazione è che a fronte di questo claim etico è possibile andare a declinare con più attenzione, con più precisione, quali siano le attività sottostanti al claim. Cosa è successo? In UNI siamo riusciti a promuovere tramite le infrastrutture della qualità lo sviluppo di una PDR in tema di sostenibilità, che va a declinare appunto come si possa verificare e validare un claim in ambito di sostenibilità. Questo ha aperto una strada, ce ne sono altri di claim che stanno arrivando, per esempio c'è una PDR che appunto oggi è in fase di scrittura sull'uso responsabile della plastica. Questo è un altro claim che probabilmente verrà collegato al STB 33, ma appunto è una strada nuova che si sta intraprendendo. Non è detto che poi in futuro non escano altre PDR verticali legate al STB 33 o magari anche non legate al STB 33, che vadano a dettagliare appunto un claim specifico, come viene verificato e dato un claim specifico del 2029. Una cosa che ci tengo a dire è che nel caso in cui ci sia già una PDR che vada a declinare il programma o comunque vada a supportare un programma, in questo caso non sarà necessario promuovere questo schema davanti al nostro comitato di accreditamento e consiglio direttivo.
per chi è insomma ente di certificazione questa cosa ha una certa rilevanza, perché viene, si viene data fiducia appunto all'entità di normazione e non è necessario un doppio passaggio in, nel mondo dell'accreditamento per valutarne appunto la robustezza. Quindi noi abbiamo più strade, che vedete qua nel box di destra in basso, abbiamo più strade per arrivare al, all'accreditamento di un claim, e cioè quello legato a una PDR, piuttosto che un'organizzazione o un organismo può sviluppare direttamente un program legato al gestione 3. Ovviamente potrebbe anche non basarsi sul gestione 3, potrebbe anche basarsi direttamente sul 7029 e fare un claim specifico su altri ambiti. Ecco, spero di avervi dato un attimo una panoramica. Adesso io poi passo la parola ai colleghi che andranno più nel dettaglio, intanto a spiegare quali sono le specifiche dei claim ambientali, e poi più avanti si parlerà di 7033 e in maniera poi più specifica sulla PDR, il tema di sostenibilità. Grazie per l'attenzione. Grazie Emanuele, grazie per questa introduzione appunto a questa nuova attività di valutazione della conformità. E adesso entriamo nel vivo della norma di oggi, appunto la ISO IEC 17029, e ce ne parleranno appunto Carla Sanzi e Daniele Pernigotti, due esperti che hanno seguito l'iter di sviluppo della norma di cui parliamo oggi. Prego Carla, parola a voi. Ok, aspetta un attimo, buon pomeriggio a tutti. Vedete la presentazione? Sì, Sì, Carla, tutto a posto. perfetto, allora andiamo avanti. Partiamo proprio dall'inizio. Un attimo. Io non vedo la presentazione adesso. Un attimo. Carla, ti confermo che l'audience lo vedo correttamente, se tu... Io invece no. Prova a riprendere il ruolo e ripassarglielo, un attimo solo. Provi a riaccettare di nuovo il ruolo. Non mi dice niente adesso. Aspetti un attimo. Sì. Io non vedo la presentazione, vediamo. Se lei ha solo uno schermo, non vede, cioè, o vede lei o vede la presentazione. Quindi deve decidere di mostrare il suo schermo e la sua webcam, lei stessa non la vede. E quindi come devo fare per vedere lo schermo e In questo la momento presentazione? segui la Condividere lo presentazione di schermo. PowerPoint, Carla. Ti assicuro io che si vede correttamente, adesso noi stiamo Sì, però vedendo io non perché lo vedo. Lei non vede la sua presentazione, Marco. vai nell'app di PowerPoint. E imposti visualizzazione e presentazione. Cosa che dovresti aver già fatto, peraltro, Carla. Aspetta un attimo. Oh, signore. Come faccio? Provi a chiudere la webcam sua, vediamo se riesce a vedere la Sì, presentazione. Così la vede? perfetto, facciamo Ok, così. allora teniamo disattivata la sua webcam, benissimo. Scusate, dai, Prego. riprendiamo adesso in velocità. Allora, partiamo proprio dall'inizio. Però io non posso andare avanti nella presentazione neanche. In che senso? Se la mette in modalità visualizzazione, è in PowerPoint, modalità visualizzazione, non riesce ad andare avanti? No. Ok, vuole Ok, che la proietti io la presentazione? Sì. la posso proiettare anche io se vuoi. Come preferite, basta che mi dite quando devo andare avanti, posso proiettarla anche io. Come preferisci, Marco? Se vuoi proiettarla La tu, ti proietto passo io, il non ti link. preoccupare, la proietto io. Ok. Passami pure. Potete accendere le vostre webcam a questo punto, Carla e anche poi Daniele, ovviamente.
Ok, Marco, ti ho passato il ruolo. Ci siamo? Ci siamo, sì. Allora, andiamo avanti alla... Ancora? E ancora? Partiamo proprio... ancora? E ancora? Se mi fai vedere tutta la slide... Ecco qua. Scusate, io avevo fatto le prove, capita sempre che poi, vabbè, il bello della diretta. Riprendiamo. Allora, perché la necessità di questa norma? Il SOCASCO ha visto che nel mondo in generale, della normazione in particolare, c'era molta confusione con l'utilizzo dei termini di validazione e verifica. E quindi è stato necessario fare un lavoro di armonizzazione e quindi si è partito con lo sviluppo di questa norma. Inoltre si voleva anche utilizzare l'esperienza settoriale in ambito emissione di gas ad effetto serra e portarla a una norma di applicazione a tutti gli ambiti. La norma è stata pubblicata il 30 di ottobre, Acredi è stato un membro attivo. Non abbiamo iniziato con i lavori proprio al principio, però dopo tutta la fase finale l'abbiamo seguita direttamente sia io che Daniele Pernigotti, che vi spiegherà dopo proprio i concetti di validazione e verifica. Inoltre Acredi ha ospitato una riunione a Milano in luglio del 2018. Prego, avanti. Cos'è l'oggetto di valutazione della conformità? È l'informazione dichiarata dal cliente, quindi è qualcosa di non tangibile. Lo abbiamo visto prima, sono i claim, che in italiano è stato tradotto come asserzione, che si presentano sotto forma di dichiarazione, rapporto. Ancora? Cos'è la validazione e verifica? Non è altro che la conferma dell'affidabilità delle informazioni dichiarate nei claims. Avanti. Tutta la slide così, ecco. Il SOCASCO ha preparato questo schemina, ma l'inserimento della 17.029 tra l'ispezione e tra gli organismi di certificazione non è casuale. E adesso vediamo perché. Se vai avanti, per favore. Ok, avanti ancora, perché questo è stato spiegato molto bene da Emanuele, quindi io direi di, ecco. Cosa rappresenta il claim? Il claim rappresenta una situazione in un determinato momento, può coprire anche un periodo di tempo. Facciamo un esempio. Io posso dire, la mia azienda ha ridotto le emissioni di gas ad effetto serra di 8 tonnellate di CO2 negli ultimi 10 anni, e questo è riferito a un periodo temporale del passato. Può anche essere un periodo temporale nel futuro. Posso anche dire, la mia azienda ridurrà il consumo di acqua di un 10% nei prossimi 5 anni. Però quello che è importante è che l'esito della validazione verifica riflette la situazione in un determinato momento nel tempo, quindi è una one shot activity. Utilizzo il termine di fotografia, anche se ha spiegato Emanuele che deve essere una fotografia professionale, però è una fotografia, per cui su questo aspetto è simile all'ispezione. Invece, per quanto riguarda il riesame e la decisione, ci deve essere un'indipendenza, quindi deve essere effettuato da persona e anche una competenza, un personale diverso da quello che ha seguito la validazione e la verifica. E su questo punto si assomiglia di più alla certificazione proprio di prodotti, di sistemi. E un altro elemento che già è stato introdotto è che non si applica la sorveglianza. È molto importante capire anche quando non si può applicare la validazione e la verifica. Quando ci sono già delle dichiarazioni di conformità che sono state emesse come risultato di un'altra attività di valutazione, queste non possono essere validate o verificate. Faccio un esempio che è sempre molto più immediato. Io ho un rapporto di ispezione, non posso chiamare un organismo e dire per favore mi verificate il rapporto di ispezione, non si può fare. Un altro aspetto è che la ISO 17.029 non si applica quando le attività di validazione e verifica sono svolte come fasi, adesso non vedo,
Un attimo. Come fasi all'interno di un processo di prova. Quindi faccio un altro esempio. Quando si tratta di un laboratorio, c'è la validazione del metodo di prova, che è un'attività intrinseca al laboratorio. Io adesso sto vedendo la mia presentazione, vado avanti, sono nell'altra slide, non so come. Ah, ok, sono ripresa. Un altro esempio, la progettazione della 9001, la validazione della progettazione della 9001 non è applicabile alle 17.029. Non è applicabile alle 17.029 neanche quando si tratta della validazione, per esempio, di esterilizzazione di dispositivi medici. Qua si applica la 9001 più la 13.485. Ecco, avanti, per favore. Quindi la validazione verifica è uno strumento che apre un vantaggio di possibilità, di nuove attività, in contesti dove ancora non abbiamo esperienza, quindi sono inesplorati, però non deve essere utilizzata quando non ci sono i presupposti e non può neanche essere un percorso semplificato di valutazione della conformità rispetto a qualcosa che già esiste. Sempre con un esempio, se io non posso verificare o validare un claim che dice la mia organizzazione è conforme alla norma ISO 14001, qua si tratta di una certificazione di un sistema e non di una validazione verifica. La ISO 17.029 è applicabile quindi a qualsiasi settore, però è molto importante che ci siano programmi proprio specifici con delle regole addizionali. Gli organismi possono essere solo organismi di validazione, solo di verifica o fornire entrambe le attività e poi possono essere di prima, seconda, terza parte. La norma, laddove una di queste tipologie non si applichi un determinato requisito, lo indica. Ecco, qual è la situazione attuale? Al momento, a livello, se parliamo di accreditamento, EA, che è l'Associazione degli Enti di Accreditamento Europei, e IAF, gli Enti di Accreditamento a livello internazionale, stanno lavorando su un'estensione degli accordi di mutuo riconoscimento della ISO 17.029, che è una norma di livello 3, quindi alla pari di altre norme come la 17.021 o la certificazione del personale prodotto. Però in questo momento gli accordi coprono la verifica e validazione, ma solo per la ISO 14065-2013, che riguarda i gas ad effetto serra. Per cui al momento gli organismi che sono già accreditati per la 65, per i gas ad effetto serra, o per altri schemi che in futuro migreranno alla 17.029, per esempio EPD, che è sotto la norma prodotto 17.065, rimangono lì dove sono e non migrano alla 17.029. Accredia però si è mosso tra i primi enti di accreditamento per partire con la 17.029, quindi accetta altre tipologie di programmi e uno di questi, per esempio, una nuova attività sono i claim etici che vedremo dopo. Daniele, adesso tocca a te. Sì, grazie, grazie Carla. Quindi partiamo per chiarire un attimo meglio i concetti legati alla verifica e alla validazione. Quindi Marco, possiamo andare alla prossima slide, per piacere. Perfetto, puoi farlo apparire tutto perché sennò con l'animazione diventa più complicato per andare avanti. Allora, questo è un po' quello che già aveva citato Emanuele. La grande differenza tra validazione e verifica è che la validazione guarda il futuro e alla plausibilità di un'asserzione, mentre la verifica guarda al passato e al fatto che quella asserzione, per quanto dichiarato, sia veritiero. Andiamo avanti. E lo strano ruolo del 9001. Allora,
è chiaro anche nell'introduzione della norma che le definizioni applicabili al mondo dell'ISO 9001 non sono di per sé, cioè la definizione, l'utilizzo della verifica e validazione non è di per sé applicabile così come è espresso nella DSM 29 alla 9001. Però stranamente le definizioni sono state introdotte di validazione e verifica, quelle della 9001 nella 29, ed è stato veramente difficile cercare di farli cambiare alcune parole per renderle più comprensibili perché non erano chiaramente create apposta sulla verifica e validazione. Ma come diceva prima Carla, uno dei motivi principali per cui è stata creata questa norma era stato per mettere ordine a concetti di verifica e validazione che erano presenti in tantissime norme diverse e che necessitavano quindi di un'armonizzazione. Prossima slide. Quindi, anche qua si fa perfetto. Abbiamo detto che si fa riferimento al futuro previsto, quindi quello che può essere previsto al futuro e alla plausibilità di questa. Di questo utilizzo, ma andrei avanti perché di questo abbiamo già parlato, poi ci fermiamo su qualcos'altro dopo nella differenza tra questi due termini e anche su questa andrei un attimo velocemente, qui siamo ancora a livello di 29. E anche questa Emanuele l'ha già illustrata, quindi c'è questa netta separazione che ci aiuta a capire bene il concetto, validazione guarda a dichiarazioni legate al futuro, verifica quelle legate al passato. E quindi interessante quanto c'è nelle note, dal mio punto di vista, della definizione di validazione, perché la nota della definizione di validazione ci richiama a quello che poi abbiamo usato invece nell'ambito GHG. Come dicevamo all'inizio, le verifiche di validazione nascono dai GHG perché c'è un'esperienza dal 2006, quindi insomma sono 14 anni di lavoro su attività anche molto importanti come l'ETS per dire a livello europeo e quindi è stato importante creare un ponte di collegamento perché come diceva Emanuele anche Carla prima, la relazione tra 465 e 7029 è ancora un po' in evoluzione a livello di livelli di accreditamento. Quindi la cosa interessante è che nella nota 2, che poi vedremo coincide con la definizione e validazione della 14.064 parte 3, si specifica che l'azione è finalizzata a valutare la ragionevolezza delle assunzioni, limitazioni e dei metodi che portano all'asserzione. Quindi non è che uno abbia la sfera di cristallo e dica il futuro sarà così e io ti valido che il futuro è in questa direzione. Ma io ti dico, per andare a costruire questo futuro, io assumo delle cose, faccio delle limitazioni, ho delle metodologie di calcolo e io vado a verificare che queste metodologie, queste assunzioni, sono state fatte in modo corretto. Avanti. Ecco, c'era sotto la definizione che è praticamente coincidente della 64 parte 3. Andiamo sulla prossima, che quindi facciamo apparire entrambe sperando che le slide non si sovrappongano. Oh no, perfetto. Quindi vedete, abbiamo perso un po' i corsivi, ma la sostanza è che la nota 1 è la nota 1 della 17.029, che vedete è praticamente coincidente con la definizione di verifica della 464 parte 3. E qua c'è una cosa molto importante dal mio punto di vista, perché la 17.029 ha una definizione che è un po' parziale, cioè conferma il processo di verifica dell'asserzione sui dati storici, eccetera, eccetera, ma per finalizzare che l'asserzione sia conforme ai requisiti specificati. Quando poi entriamo nella nota che coincide con la definizione della 64 parte 3, si dice sì, deve essere conforme ai criteri, ma deve essere materialmente corretta. Quindi la correttezza, in termini materiali, perché la correttezza in termini assoluti non esiste, dell'informazione è un elemento importante come output della verifica. Prossima slide. Ah, vado avanti ancora io sulla pianificazione. Pianificazione è un'attività fondamentale. Fondamentale, esatto, grazie Marco. È fondamentale perché una buona pianificazione garantisce una buona esecuzione della verifica. Forse c'è anche un'altra parola sotto questo paragrafo. Perfetto. Quindi il processo che vedete sulla sinistra in un diagramma di flusso che è presente nella 465 di prossima pubblicazione, mette in collegamento un'analisi strategica, un'analisi di rischio, poi da questo c'è una divaricazione, il piano di raccolta delle evidenze, il piano di verifica e poi l'esecuzione. Con la logica di feedback che durante l'esecuzione può andare a rimodificare il risk assessment. Ed è quello che vedete in parallelo in quei punti invece che sono i punti della norma che specificano appunto capire l'asserzione, valutarne il rischio, sviluppare il piano di raccolta di evidenze, fare il piano di raccolta di evidenze e il piano di verifica. Tutto questo rappresenta la pianificazione. Prossima slide, per piacere. Ecco.
Allora, l'analisi di rischio sappiamo ormai che è fondamentale su tutte le norme, insomma, abbiamo imparato a conoscere anche tutte le norme di gestione. Direi che la cosa interessante è che in questo caso si valuta il rischio di trovare un'inesattezza materiale, anzi di non trovare più correttamente un'inesattezza materiale sull'asserzione, e si chiede di individuare tre diversi rischi: quello inerente, che è quello caratteristico della situazione che andiamo ad analizzare. Marco, per piacere, andiamo oltre. E poi quello di controllo, detection o di rilevazione. Quindi tutti insieme questi tre rischi portano ad esprimere il rischio di verifica. Prossima slide. Ecco, il piano di raccolta delle evidenze, cosa molto importante, in realtà la conoscevamo da tanti anni questo strumento, sempre in ambito ETS ad esempio, ma veniva chiamato piano di campionamento. Siccome il termine campionamento poteva far così ragionare su una sorta di campionamento statistico, e più era legato più ai dati specifici e non a tutte le informazioni che possono essere raccolte durante la verifica, il termine è stato modificato dal piano di campionamento a piano di raccolta delle evidenze. E in effetti la nota sottospecifica che può ancora essere chiamato piano di campionamento. Ecco, la logica della iterattività che c'è nella nota 1 è fondamentale, perché capite che uno può fare un'analisi di rischio, può fare un piano di campionamento, poi va in campo e trova una situazione che magari è leggermente diversa da quella che era stata descritta. Quindi, oppure trova degli errori, trova delle problematiche, e questo deve portare alla logica di iterazione che dicevo prima, rivalutazione dell'analisi di rischio e eventualmente di ridefinizione del piano di raccolta delle evidenze. Andiamo oltre, direi, su questa parte. Esecuzione, terzo blocco della nostra presentazione, e qui andiamo in campo. Qui c'è la parte proprio di comprensione se l'asserzione che diciamo all'inizio è veritiera, cioè materialmente corretta nel caso della verifica, o se le assunzioni e le limitazioni e i metodi sono corretti per supportare la plausibilità di una validazione futura. Quindi è fondamentale verificare che la conformità rispetto ai requisiti che sono impliciti della norma che andiamo ad applicare, ma anche al programma di valutazione e verifica. Già Emanuele aveva accennato al programma, poi Carla ne parlerà ulteriormente perché è un punto cruciale delle verifiche e validazioni. Prossima slide. Le fasi della parte di esecuzione sono sostanzialmente tre: raccolta delle evidenze oggettive, identificazione delle inesattezze e loro materialità. Ecco, materialità, possiamo dire loro rilevanza. Nell'edizione precedente della 14.065 avevamo tradotto questo materiality in italiano. Adesso probabilmente il termine materiale è più di uso comune, quindi capiamo che coincide con un significato di importanza, di soglia di riferimento per andare a valutare se una cosa è positiva o negativa. Scusate la banalizzazione, ma per rendere più semplice il concetto. Quindi dicevo, identificazione delle inesattezze e loro materialità, e infine valutazione della conformità. Vediamo quindi la raccolta delle evidenze. Bisogna raccogliere una quantità sufficiente di evidenze oggettive per supportare la dichiarazione. Allora, voi capite che se uno va a fare una verifica di una compagnia aerea per il CAO Corsia, per intenderci, e questa compagnia aerea ha 30.000 dati per quanto riguarda i voli, e probabilmente anche un numero anche abbastanza piccolo, uno non può dire: prendo un'evidenza, il volo è corretto, per cui l'asserzione è confermata. Quindi c'è un tema anche di raccolta dell'evidenza che è importante, di sufficiente evidenza oggettiva. Andiamo oltre. Le inesattezze che sono appunto gli errori puntuali o aggregati, che quindi fanno riferimento alla materialità, a questa soglia di riferimento. Andiamo oltre. E poi i requisiti del programma, perché i requisiti del programma sono requisiti aggiuntivi. Quindi controlliamo la materialità, controlliamo che il numero sia esatto, passato nella semplificazione, ma controlliamo anche il rispetto delle norme e dei programmi di riferimento. Andiamo oltre. Quindi l'output cos'è? A questo punto ci sarà una conclusione sull'esito dell'attività di verifica, una bozza di dichiarazione di validazione e verifica, e poi un rapporto, ove applicabile, perché non è sempre richiesto. Credo che siamo arrivati
Perfetto, adesso la parola a Carla che invece parla di decisione e imparzialità. Eccomi. Vai avanti con tutta la slide. Perfetto. Allora, uno dei punti importanti o delle novità rispetto a altre norme di valutazione della conformità per gli organismi è che l'organismo, a differenza per esempio degli organismi di certificazioni che quando offrono questo servizio non possono fare consulenza, invece qua l'organismo di validazione e verifica può fare consulenza e validazione e verifica, solo che non lo può fare per lo stesso claim e per lo stesso cliente. Quindi apre delle possibilità nuove lavorative per gli organismi. Ovviamente queste minacce all'imparzialità dovranno essere gestite poi dall'organismo che utilizzerà un risk assessment. Inoltre aggiungo che non è obbligatorio che ci sia un comitato per la salvaguardia dell'imparzialità che comprenda anche le parti interessate, però è vero che il programma potrebbe fare una richiesta aggiuntiva di questo requisito. Un altro elemento che abbiamo già citato prima è che il riesame e la decisione devono essere condotte da persone che non sono state coinvolte nello svolgimento della validazione e verifica, però possono essere effettuati dalla stessa persona. Poi andiamo avanti. Si arriva al momento dell'emissione della dichiarazione di verifica e validazione. Quindi, quando l'organismo esegue e completa il riesame, prende la decisione se confermare o meno il claim. E viene emessa o meno, secondo i requisiti del programma, una dichiarazione. Un elemento importante rispetto anche altri schemi di certificazione è che può essere negativa. Questo, per esempio, non succede appunto quando c'è un audit ISO 9001, se l'azienda non è conforme ai requisiti, non è che viene lasciato un certificato negativo. Non viene semplicemente dato nessun documento. Qua invece la dichiarazione può essere negativa, può anche essere positiva con dei commenti e non ha un periodo di validità, quindi non ha una data di scadenza. Continuiamo con il programma. Facciamo vedere, perfetto. Perché si chiama, da dove viene la parola, perché si è deciso di utilizzare la parola programma? La parola programma significa schema di certificazione, è assimilabile, solo che si è deciso proprio di utilizzare questo termine per differenziarlo rispetto ad altri schemi, per esempio certificazione di prodotto, e anche perché in ambito GHG, che è donde si ha un'esperienza maggiore, si utilizzava questo termine. Quando partecipavamo al gruppo di lavoro ISO Casco che appunto preparava la redazione della norma, alcuni partecipanti volevamo avere proprio i requisiti del programma inseriti nella norma. Però è vero che questa norma è una norma di requisiti per gli organismi. Quindi non si potevano inserire, per cui si è trovata una soluzione, un compromesso, dove un requisito, il punto 8 della norma, dice che l'organismo deve applicare uno o più programmi. Poi nella nota si rimanda all'annex A, dove vengono inseriti tutti gli elementi che dovrebbe contenere un programma. Quindi io vi invito caldamente a consultare questo annex perché è una linea guida molto valida. Perché il programma è importantissimo, è un punto critico perché dal programma poi quando ci sono dei principi, regole chiari, poi ci sarà una garanzia, un'affidabilità del claim, delle informazioni contenute. Andiamo avanti, però un programma può contenere dei requisiti aggiuntivi,
quindi più restrittivi, però ovviamente non può contraddirne i contenuti. Un esempio è uno schema che conosciamo in ambito ambientale, ETS, Emission Trading, dove ci sono tanti requisiti in più, tante regole create dalla Commissione europea, però che comunque sono in linea con la 17.029, solo che si aggiungono più regole. Il programma può essere sviluppato da qualunque ente. Un programma può essere anche, per esempio, una norma. La ISO 14067, che è la Carbon Footprint, è un programma. I programmi sono davvero il punto critico del sistema, quindi sottolineo anche che il lavoro di valutazione dei programmi che dovranno fare gli enti di accreditamento è un'attività molto complessa perché richiederà delle competenze molto, molto grandi, però ha un ruolo essenziale per ottenere un approccio proprio omogeneo tra i diversi paesi, anche per dare appunto credibilità al mercato circa l'affidabilità delle informazioni che sono poi verificate e validate. Daniele, credo tocchi a te. Benissimo, tocca a me fare gli ultimi 100 metri della nostra volata. E quindi parliamo in relazione con la 14.065, quindi parliamo di parte legata alle verifiche e validazione GHG per adesso. La prima edizione della 65 è del 2007, quindi da allora insomma di strada ne è stata fatta. Come dicevo, l'ETS si è applicato a oggi in 11.000 aziende, l'ETS è in vigore dal 2005, capite? Qual è il tipo di mole di lavoro che già esiste consolidata a livello soltanto europeo. Oggi è in fase di votazione in questo periodo fino a ottobre, se non ricordo male esattamente la data, l'FDIS, cioè il draft finale della nuova versione della 65, per cui è attesa la pubblicazione di questa norma entro fine 2020, inizio 2021. Prossima slide. Perfetto. La cosa più interessante, la cosa più importante della revisione attuale è un'estensione di scopo che è fondamentale. Prima dicevamo era applicabile soltanto ai GHG, cioè ai gas a effetto serra. Adesso questa norma sarà applicata come riferimento per l'accreditamento a tutte le informazioni ambientali. E capite che qua apriamo, come dire, un ambito di applicazione molto molto interessante. Prossima slide. Ok, questo schemino è un po' complicato, ho avuto il piacere di svilupparlo insieme con la collega responsabile di ANAP dell'attività GHG, ma senza andare a vedere i dettagli, nel rombo centrale si chiede: le informazioni sono di natura storica? C'è un output legato al futuro? Esiste un programma? Sì, allora si applica al 17.029. Quindi lasciamo perdere il resto, entriamo già nel primo rettangolo arancione centrale e la domanda che sorge dopo è: ma questo claim è relativo alle informazioni ambientali? Se no, andiamo a sinistra. E quindi ci sarà un nuovo tipo di normativa, ci sarà 10.033 ad esempio, quindi altri ambiti di applicazione. Se invece è legato all'ambiente, abbiamo un'ulteriore domanda: è in relazione alle informazioni sui GHG, gas a effetto serra? Sì, e andiamo sulla colonna di destra. E vedete quante norme già ci sono. C'è la 14.065, 64 parte 3, 14.066 e poi le norme di livello 5, 64 parte 1, 64 parte 2, 67, calcolo CMRV shipping, e ne abbiamo veramente a bizzeffe. Ma la cosa interessante come scenario di sviluppo è quella centrale. Se invece non è GHG, riguarda l'ambiente. Quindi quali sono le possibilità di sviluppi sulla parte ambientale? Le dichiarazioni ambientali di prodotto, le PD. I report ambientali potrebbe essere le water declaration, ad esempio informazioni legate al contenuto di riciclato di materie plastiche e via dicendo. Quindi questo per far capire quanto può ampliarsi l'ambito di sviluppo della 65. Prossima slide. Beh, direi che questo l'abbiamo già visto in precedenza, possiamo saltare visto che recuperiamo qualche minuto. Ecco qua. Ultima cosa è sulla parte delle definizioni di quello che è l'oggetto dell'attività di verifica e validazione e in italiano e in inglese. La cosa si complica un po', quindi bisogna che la facciamo con un po' di calma. Lasciamo perdere il passato, che c'erano altri termini. Guardiamo la situazione attuale.
La 17 e la 29 usa il termine claim. La 14.065 usa statement perché lo usava già la 64 parte 3, che era già pubblicata, e con la 29 non si è riuscita ad allineare completamente i termini. Quindi noi abbiamo la stessa cosa, cioè quello che l'azienda comunica verso l'esterno, quello che sottopone a verifica e validazione, che ha un nome claim nel caso del 17.029 e statement nel caso della 65, tradotto in asserzione e dichiarazione. Il punto critico è che, se andiamo alla prossima slide, quando ragioniamo sull'output dell'attività di verifica, cioè cosa produce il verificatore, allora nel caso della 29 ha usato statement, che era quello che c'era già dall'altra parte come input della verifica. Mentre nella 65 c'è opinion, che è un altro termine molto interessante, ma faremo magari, Marco, su questo un approfondimento dedicato sulla nuova 465. Quindi, tradotto, scusate, in dichiarazione e opinione in italiano. Quindi c'è un problema di compatibilità di termini che sono sicuro creerà un po' di confusione all'inizio, però insomma anche poi con Acredia siamo qui per così chiarire al meglio nei vari ambiti di applicazione, di applicabilità, quali sono i termini più corretti. Credo di essere andato in fondo, forse c'è un'altra slide. Marco? Ah sì, questa è un'altra cosa importante che chiarisce la 14.065. Essendo il livello di garanzia, l'assurance, che è qualcosa che può essere fornito solo su informazioni storiche, perché non possiamo dare garanzia sul futuro. La famosa navicella di Marte di cui parlava prima Emanuele, nessuno può garantire che arriverà su Marte. Per cui questo elemento è stato chiarito nella 14.065, cosa che invece manca nella 17.029, è stato chiarito dicendo l'assurance può essere dato solo sulle verifiche, quindi sulle informazioni storiche. Sulla parte delle attività future, cioè validazione, non può essere data assurance. Prossima slide. E questa volta sono arrivati in fondo, quindi grazie da parte mia e anche da parte di Carla. Grazie Carla e grazie Daniele. Una presentazione direi ampia e direi piuttosto anche specifica su tutti quelli che sono i passi fondamentali che riguardano un'attività di validazione ovvero di verifica. Ora entriamo in un tema leggermente diverso ma assolutamente complementare a quello di cui abbiamo discusso. Prego, nel frattempo, grazie Simona di dare il controllo a Stefano. Perché Stefano Bonetto ci parlerà, lo ripeto ancora una volta, in continuità con un webinar che tenemmo nello scorso maggio proprio sui claim etici, ci parlerà della specifica tecnica ISO TS 17033 e alla sua funzione di stoppare un trend, una deriva eventualmente negativa che riguarda appunto le asserzioni etiche. Abbiamo avuto il greenwashing, adesso abbiamo un altro rischio che è appunto l'ethic washing e sarà appunto Stefano a introdurci a questa specifica tecnica, quindi una norma tecnica sperimentale, che tratta appunto i principi e i requisiti relativi alle asserzioni etiche. Prego Stefano. Stefano, Stefano, scusa, non non ti ti sentiamo il sentiamo? microfono. Stefano, prova. Non ti sento. Mi sentite adesso? Adesso Ora sì. ok. Adesso? Io ho tutto attivato adesso. Ho dovuto levare le cuffiette, ma dovrebbe funzionare adesso. Sì, puoi procedere, Stefano. Mi sentite? Sì, Ok, benissimo. se mi sentite, procedo. Perfetto, datemi un secondo allora. Ok, ci sono e inizio a parlare con voi per quanto riguarda questa ISO strana, questa ISO TS 17033, che cercherò di collegare con la ISO 17029. Sembra strano parlare di tutti questi numeri, ma capiremo che sono i numeri, non sono molto importanti, sono importanti i concetti. Poi i numeri li utilizzeremo noi per fare le nostre attività e per fare la nostra attività di consulenza, perché abbiamo deciso di ragionare
in quest'ottica emettere questo titolo è anche un po' cattivo per certi versi, partendo dal presupposto che comunque si nasce per fare cose non corrette. Ecco, quello stop all'ethic washing, perché abbiamo imparato, e i colleghi prima di Acredia ce l'hanno ricordato, quanto è stato fatto per esempio in materia di greenwashing e così via, e quella che è stata l'importanza delle norme per evitare questo pericolo, per meglio, per scongiurare una deriva che in qualche modo poteva essere veramente pericolosa. Quindi le norme abbiamo capito che servono a fare le cose bene. Tutte le norme che abbiamo messo in atto ci hanno permesso di dare alle aziende quegli strumenti che dovevano, permettono alle aziende stesse di lavorare nel migliore dei modi, quindi di seguire delle regole e così via. Io vi parlerò di questa 17.033 perché è una norma estremamente complessa da capire, ma una volta che abbiamo capito il meccanismo è facile da vedere quello che è il suo utilizzo nella vita di tutti i giorni e soprattutto nell'attività di comunicazione delle aziende. Prima abbiamo parlato di tutte quelle che sono le dichiarazioni ambientali, adesso ragioneremo in termini di dichiarazioni etiche. Il mio intervento sarà abbastanza veloce, ragionerà su due aspetti importanti. Il primo, capire se questi claim etici avranno in qualche modo un mercato. Poi capire che cosa ci dice la 17.033 per fare bene i claim etici, quindi evitare questo, quello che chiamiamo ethic washing, e poi cercheremo di collegarla in qualche modo alla 17.029, cercando di dare in qualche modo proprio la novità di questa 17.029, che è quella di mettere un punto fermo, avere una parte fondamentalmente di passato che permette all'ente di certificazione, ma soprattutto a chi progetta il claim, di garantire quella che potrebbe essere la verifica. E invece la parte, chiamiamola più orientata al futuro, la navicella su Marte, richiamata dai due colleghi di prima, ma soprattutto citata da Emanuele Riva all'inizio, sulla parte del futuro, cioè dove molto spesso questi claim etici in qualche modo sono collegabili a quelle che sono delle promesse che io farò al mercato. Venendo a noi, se voi vedete un esempio abbastanza banale, ho preso H&M, voi vedete che fondamentalmente il mondo dell'etica, o in questo caso della sostenibilità, del riciclo, del coinvolgimento del consumatore attraverso determinate azioni positive e così via, pervade tutta un'attività di comunicazione, non si ferma al singolo aspetto della pubblicità come eravamo abituati prima. Qua abbiamo per esempio a sinistra la parte relativa alla signora che viene chiamata, ti diamo 5 euro se porti dei nostri vecchi capi e avrai fondamentalmente uno sconto. Nella parte centrale abbiamo il bando di alcuni fornitori che magari non rispettano determinate regole etiche o di working condition. Nella parte destra abbiamo uno slogan, una comunicazione creati per durare, se vi ho fatto l'evidenza di quella parte in basso, che dice indossa, ama e ricicla, no? Ci dà in qualche modo un coinvolgimento. Quindi vedete che stiamo parlando di qualche cosa che non è lontano nel tempo, è parte integrante della vita nostra di tutti i giorni. In qualche modo deve essere governato, ma dobbiamo capire, sì, ma questo brand molto famoso del nord Europa in qualche modo ci sta dicendo la verità e quindi magari possiamo fare una verifica su quello che hanno fatto, oppure possiamo fare una validazione delle attività che ci promettono come il riciclo e così via sul futuro. Ecco, la 17.033 serve a gestire questi tipi di aspetti di comunicazione. I dati che cosa ci dicono? Sempre sulla 17.033, quindi sull'applicazione di queste nuove tecniche di validazione e di verifica. Vi ho fatto una breve analisi dei dati che escono da una ricerca, anzi da due ricerche molto importanti, legate fondamentalmente alle attività di Pan Bianco, che vi ho messo anche riferimento, dopo vi farò vedere anche una slide di David Pian Bianco, sul fatto e su questo argomento. No? I dati sono di PricewaterhouseCoopers e vedete che c'è un mercato molto molto forte. Se parliamo di generazione Z, quindi ragazzi giovani ma non giovanissimi, quindi con una capacità di influenza, una capacità di spesa anche non trascurabile, soprattutto in certi mercati, 1 su 3, quindi è veramente importante la dimensione, è molto sensibile alla parte ecologica. Quindi tutta quella 14.65 che parlavamo, che espanderà il suo compito, la sua attività in materia di comunicazione ambientale, passatemi il termine, sempre più importante. 1 su 4 vuole la tracciabilità, dimensione di tutti i claim etici, e 1 su 7 ha comportamenti attivi, quindi non banali, e il 90% è disposto a spendere di più per quanto riguarda un prodotto eticamente, ambientalmente o socialmente
sostenibile. I dati quindi ci confortano. Siamo in un mercato, sicuramente, essendo anche generazione Z, in qualche modo in crescita. Un altro aspetto importante, sempre facendo riferimento al mondo pan bianco, che è molto ben dentro nel mondo della moda e nel mondo della sostenibilità, vi faccio un esempio solo della loro documentazione sulle società quotabili. Sono andato a prendere un'intervista che avevo fatto un po' di tempo fa da David Pan Bianco, che è l'editore di tutte queste cose, e volevo leggervela. I soldi vanno verso aziende sostenibili, vedi ad esempio il fondo sovrano norvegese che esce da investimenti non sostenibili. Il cambio epocale, perché questi soggetti non cercano la sostenibilità, la considerano ora come prerequisito. Questa è la vera rivoluzione. Non è un fattore premiante, è essenziale per venirti a vedere, guardate il concetto, quasi come se giocassimo a poker, e poi capire se sei buono nel business, quindi un business sostenibile, poi sei anche bravo a farlo, oltre che farlo sostenibile. Questo non riguarda solo le grosse aziende, sarà per tutta la catena del valore, e quindi lui che conosce il settore moda, conosce il settore dell'arredo e così via, sa che dopo c'è una marea di piccole e medie imprese che in qualche modo possono essere collegate a questo aspetto. Se è vero quello che ci siamo detti, tutto questo aspetto di dimensione di sostenibilità, di etica ambientale, ci aggiungo anche i lavori dei miei colleghi di Accredi di prima, che sono molto interessanti e ben fatti, porta dei rischi sulle imprese fortemente alti, perché vogliono comunicare, e fare comunicazione significa mettersi dei rischi in casa. Penso alla frode, alla truffa, penso alla concorrenza sleale, penso alla pubblicità ingannevole, solo per non parlare poi dell'ethic washing, che abbiamo già accennato come problema proprio di responsabilità sociale di impresa, quale nel comunicare nel miglior modo possibile. Nel miglior modo possibile vuol dire in modo accurato e non fuorviante. Ci metto dentro anche tutti i rischi da responsabilità penale di impresa, perché ora noi sappiamo che il mondo ha inserito nell'ordinamento giuridico italiano quella che è una parte essenziale della gestione dell'impresa e del suo rischio nel fare business, che è la responsabilità penale. Quindi parlo del decreto legislativo 231, dove i reati di frode in commercio e così via sono ben presenti e possono dare responsabilità e quindi sanzioni estremamente importanti. Penso a quelle interdittive, come la sospensione dell'attività, il ritiro dal mercato, la revoca delle licenze. Se tutto continuiamo vero come logica, no, questo tipo di problema, devo ragionare in termini di verifica, di validazione, di aiutarmi a trovare dei sistemi per garantire che le mie comunicazioni che faccio abbassino il livello di rischio, magari anche semplicemente attraverso quelli che abbiamo definito come gli statement, le dichiarazioni di un organo terzo indipendente che mi garantisce che quello che sto dicendo è perlomeno attendibile. Quindi il mio postulato, ma il postulato per tutti quelli che lavorano nel mondo dell'Uni, perché in fondo è la strapline dell'Uni stesso, è che la sostenibilità vera, in questo caso l'etica vera, è fatta secondo le norme, cioè chi segue le norme sicuramente ha l'approccio corretto per gestire questo tipo di aspetti. E qual è la norma corretta in questo campo? La norma corretta in questo campo è la 17.033. La 17.033 è una norma che definisce quelli che sono i requisiti da seguire se vuoi fare una dichiarazione etica, un ethical claim, accurato e non fuorviante. Come lo fa? Prima di tutto lo fa definendo, e dopo vediamo la definizione perché è molto importante, che cos'è un claim etico, ma soprattutto dicendo che questo claim etico, che può essere legato a tre cose: un prodotto, un servizio, un processo e addirittura un'organizzazione. Pensate che mondo si apre. Vi ricordate l'esempio prima di H&M su tutta la sua politica, per esempio, sui fornitori, sulle working condition dei fornitori e così via. Si apre uno spettro veramente ampio da un certo punto di vista per la famiglia dei claim etici: prodotto, servizio, processo e addirittura organizzazioni. Prima il dottor Pernigotti parlava addirittura, non so, dei cosiddetti report. Pensate dei report etici e dei report di sostenibilità, due norme diverse basate sullo stesso principio, che sono la verifica se è il passato, la validazione, spesso molto importante per questo tipo di reportistica, per quanto riguarda il futuro e la navicella che forse andrà su Marte. La norma quindi contiene che cosa? Contiene fondamentalmente dei principi, dei requisiti per sviluppare e formulare dei claim etici.
su prodotti, processi e servizi e ovviamente organizzazioni. È perfetta anche per i claim etici comparativi, questo è molto importante purché legati o a dati statistici o alla stessa azienda, è perfetta anche per i cosiddetti marchi collettivi, perché lo definisce proprio, i marchi collettivi, o meglio i claim etici che potrebbero essere collegati a più soggetti, come per esempio pensiamo alle associazioni di categoria o agli enti di certificazione che fanno degli schemi specifici, penso per esempio a quelli che sono già esistiti o sono già presenti sul mercato sul welfare animale, quindi sul benessere animale o cose di questo genere. La norma si basa fondamentalmente su 5 principi che sono molto molto ISO rispetto a quello che vediamo in giro, no? Che sono l'affidabilità, la trasparenza, il concetto di pertinenza, prima i colleghi dell'ambiente ne hanno parlato molto spesso, tutto quello che deve essere legato all'ambiente deve essere legato al concetto della pertinenza, in un'ottica quasi di è il concetto più generico della materialità riportato agli aspetti di requisiti concreti, il concetto di equità, ma soprattutto il concetto di coinvolgimento delle parti interessate. Quando c'è una ISO di mezzo, la dimensione delle parti interessate c'è sempre. Ecco, questo rende diverso l'approccio, chiamiamolo, di comunicazione che potremmo avere in altri settori, soprattutto quello giuridico, rispetto a quello che possiamo avere noi, che richiede sempre in qualche modo il coinvolgimento delle parti interessate. Coinvolgimento delle parti interessate che garantisce anche i 4 requisiti sopra, che siano effettivamente quelli che le mie parti interessate, i primi consumatori, la signora che mette i prodotti nei C&M, nel contenitore, non solo per prendere i 5 euro che gli hanno promesso, ma in qualche modo convinta che è la cosa giusta da fare, verifica che questi 4 requisiti con il coinvolgimento delle parti ci siano. I requisiti sono 19 più 1, come dicevo, più 1 è il coinvolgimento degli stakeholder. Una cosa bella di questo standard per i claim etici che si fa, che diventa molto molto utile sia per la validazione, quindi il futuro, sia per la verifica, quindi il passato, quando ragioniamo e quando facciamo una dichiarazione al mercato. Diventa molto molto utile anche all'azienda stessa che vuole fare, come abbiamo detto prima, le cose fatte bene, come nello stile dell'Uni. I requisiti principali, quelli che do come macro requisiti, no? I primi, su cui discuto sempre, se li trovate sempre tra i 19, che sono, oltre ai principi e così via, una dichiarazione per essere un minimo attendibile deve essere accurata e non fuorviante. Se voi vedete, tutte quelle che abbiamo in giro, molte di quelle che abbiamo in giro, questo requisito, questo macro proto requisito, non lo rispettano quasi mai. Le regole che devi seguire per applicare la 17.033, quindi vedete in un campo ampissimo, come vi dicevamo prima, è la 17.029, che è una norma nuova per noi, ma soprattutto ci dà quell'approccio che prima non c'era, che non stiamo andando a ragionare sempre in termini di certificato con la sorveglianza e così via, stiamo andando a fare uno sforzo mostruoso di personalizzazione dell'attività di verifica e validazione, quindi passatemi termine, nell'ambito di una specificità della certificazione, perché c'è l'indipendenza, c'è l'autonomia, c'è evitare il conflitto di interesse, c'è la logica, come diceva prima il dottor Pernigotti, del ricercare le evidenze che mi permettano di garantire tutta questa roba, no? L'attività di ricerca dell'evidenza in modo trasparente, documentato e così, che mi permette di dire determinate cose. Ecco, ribalta il concetto, sei tu che mi devi portare il tuo claim e io metterò giù un piano di verifica o validazione fatto in un certo modo basato sulla logica della ricerca delle evidenze, ragionando sul passato, se mi stai portando dei dati che in qualche modo io posso verificare o degli eventi che posso verificare, o addirittura, come sarà per molti claim etici, sul futuro, e quindi questo è ancora molto più importante per quanto riguarda il processo di validazione. Quindi vedete che c'è una norma che permette una grossa creatività, ed è tipica nella comunicazione, rispetto ad altri standard più legati al prodotto e quindi attraverso quelli che sono schemi consolidati di verifica o addirittura che prevedono solo test di laboratorio, verifiche e così via. In questo caso mi posso assolutamente sbizzarrire su quello che è il processo. La cosa molto importante sarà garantire, la 17.029 si sforza molto su questo, che prodotti, processi, servizi o addirittura organizzazioni che abbiano claim, siano essi etici ma di sostenibilità o siano anche
magari esclusivamente ambientali o esclusivamente sociali, abbiano processi di verifica o validazione omogenei se sono in situazioni omogenee. Questo è il vero sforzo 17.029. Quello su cui dovremmo lavorare tutti, quelli su cui dobbiamo lavorare molto, come dicevamo prima, sui cosiddetti program, no? Gli schemi di verifica e validazione. Ok, dato che vi ho rotto un po', vi volevo anche parlare di quella che andiamo a darci la definizione, che è aspetto estremamente importante che a me piace molto, perché volevo ragionare in quest'ottica. Perché se noi prendiamo la definizione di etica... Dimmi. Stefano, scusami, sono le 17.20, volevo solo comunicarti l'orario, bisognerebbe velocizzare un attimo per lasciare vado spazio come un treno. Didattica. Tanto vado come un treno. Dichiarazione etica, dichiarazione o simbolo grafica... gli aspetti etici di un prodotto processo, sembra addirittura una definizione di, non mi viene più la parola, fa niente, la parte più importante che volevo dirvi è etica quando riguarda uno spettro di dimensioni o sociali, o di giustizia economica, o di sostenibilità. Quindi queste sono le tre macro aree nelle quali possiamo mettere dentro una dichiarazione etica. Questo è perché è molto importante, perché nel mondo abbiamo tutti definizioni diverse. Permetterci di avere una stessa definizione, anche se noi sappiamo che non è perfetta, ci permette di lavorare sullo stesso argomento. Vi segnalo, parlavamo prima in materia di plastiche, uno studio che mi piace un sacco, l'ho messo tra virgolette perché l'intervista a Fabio Sacco, che è il direttore di una PT, in particolare quella della Val di Peio. Se volete studiare come tutto quello che vi ho detto è applicato a un caso in cui poteva essere etico greenwashing, studiatevi il caso dell'applicazione della 17.033 al progetto Schiarea di Peio per il progetto Plastic Free, o meglio le plastiche monouso che sono state eliminate da quell'area. Il mercato, chi Accredia lo sapete, il valore della circolare Accredia sulla 17.033 è estremamente importante. Ovviamente qualsiasi certificazione accreditate meglio, vale di più. I contenuti essenziali della circolare, molto importante, non si certifica la legge. Usare le norme specifiche quando ci sono, la 17.033 non è la norma che risolve tutto. Se c'è una norma specifica, per esempio, per l'ambiente, per l'animal welfare o per determinate attività, si applica quella, come per la PDR sulla sostenibilità. Attenzione al programma. Le conclusioni. Formazione. Oggi abbiamo iniziato. La cosa su cui il messaggio che do sempre è: abbiamo tante attività sulla formazione sulla 17.033 che vi consiglio da... Marco prima ci ha parlato di tutta l'attività dell'Uni sulla formazione, è un corso che a me piace molto e vi consiglio di perlomeno di informarvi sui contenuti di dettaglio, poi secondo me lo farete perché è fatto bene secondo me. Tornando a noi, quando ragioniamo in termini di ethical claim di 17.033 e 17.029, la chiave di lettura che dobbiamo sempre avere dietro come ragionamento è questa fondamentalmente. Tutto quello che facciamo è per tutelare gli stakeholder, perché nel lungo periodo, se tuteliamo gli stakeholder, abbiamo un buon rapporto, quello che io chiamo rapporto intelligente col mercato, che produrrà sicuramente vantaggi per tutte le organizzazioni. Grazie per l'attenzione. Scusate se sono arrivato 4 minuti in ritardo, probabilmente ho sforato 4 minuti rispetto a... Non vi preoccupare, cercheremo di recuperare. Ho corso come un pazzo per essere qua, mi scuso anche per la location, ma no, è tutto quello che sono riuscito a fare. Ti perdoniamo Stefano, e grazie per la tua presentazione, perché effettivamente i climatici... Comunque mi rimango perché voglio sentire, perché mi interessano anche gli altri. E devi rimanere anche per le domande. Comunque, certo, sono qua. Ok. Adesso è il turno di Elena Battellino di Accredia, che è la project leader di quella che è già stata menzionata, cioè la prassi di riferimento UniPDR sui claim etici di sostenibilità, quindi un sottocaso specifico dei claim etici, e mi permetto di dire un documento, la PDR, documento prenormativo, che in un certo senso fonde, no? Gli aspetti che abbiamo visto oggi, cioè la norma di accreditamento, ossia la 17.029, la norma specifica sui claim etici, la TS 17.033, la specifica tecnica 17.033. Prego Elena, parola a te. Vedete le slide? Grazie di avermi passato la parola. Vedete bene le slide? Sì, tutto bene, puoi procedere. Sì. Perfetto.
Benissimo. Il mio intervento, come già stato detto, sono il project leader del gruppo di lavoro della prassi di riferimento per le asserzioni etiche di sostenibilità. Riprendendo un po' quello che diceva il dottor Bonetto, gli ambiti di applicazione della 1733, quindi delle asserzioni etiche, sono ambito sociale, di giustizia economica e di sostenibilità. Il gruppo di infrastrutture della qualità ha voluto proprio focalizzarsi nell'ambito della sostenibilità, proprio perché al momento attuale sul mercato vi sono molti schemi proprietari e molte operazioni di asserzioni che utilizzano il termine sostenibilità. E l'idea era proprio di definire un percorso condiviso dalle organizzazioni in modo tale che potesse essere utilizzato, dando maggiore fiducia al mercato e alle pubbliche amministrazioni, delle asserzioni sostenibili. L'asserzione di etica di sostenibilità vuole essere appunto quel messaggio che è usato per dare, insomma, permettere al mercato permettere all'organizzazione di dare un riferimento al perseguimento di un percorso di sostenibilità in relazione agli obiettivi, ad esempio agli obiettivi di sviluppo dell'ONU, e quindi di permettere al consumatore: scelgo questo prodotto perché utilizzando o usufruendo di questo servizio posso anch'io contribuire a questo percorso di sostenibilità. L'asserzione, la prassi di riferimento si divide in due parti. Una prima parte è proprio quello che è in riferimento al processo di definizione, di elaborazione e di dichiarazione delle asserzioni etiche di sostenibilità. E una seconda parte invece di cui vi parlerò successivamente è relativamente al program per verificare o validare queste asserzioni. Il processo ovviamente riprende quello che è il tema, i requisiti della 1733, definendo alcuni indirizzi applicativi. Prima di tutto il campo di applicazione, come per la 1733, il campo di applicazione viene definito dall'organizzazione. Può quindi un'asserzione etica di sostenibilità rivolgersi ad un prodotto, una parte di esso, ad esempio il packaging o il servizio di delivery, faccio esempi tanto per capirci, oppure a un prodotto completo, una famiglia di prodotti o all'organizzazione completa che dichiara l'asserzione. Sulla base del campo di applicazione, quindi della definizione del campo di applicazione e sulla base del contesto in cui opera l'organizzazione che elabora l'asserzione e sulla base anche del contesto in cui vorrà dichiarare l'asserzione, la prassi di riferimento definisce come processo quello di una valutazione di un'analisi di materialità, ovvero un'analisi approfondita di quelli che sono gli impatti positivi o negativi che il prodotto o l'organizzazione stessa ha sugli aspetti di sostenibilità. Quindi un'organizzazione, valutando quello che è il campo di applicazione, andrà a valutare sia con gli occhiali della propria governance, sia rispetto a quali sono i principi, e gli obiettivi e le politiche interne dell'organizzazione, sia con il coinvolgimento degli stakeholder, quali sono gli aspetti di sostenibilità che sono maggiormente significativi e pertinenti. E quali sono questi aspetti di sostenibilità? Possono essere utilizzati, quindi possono essere valutati
ad esempio i temi fondamentali descritti nella 26.000 oppure e anche gli obiettivi di sviluppo sostenibile dell'ONU. Sulla base appunto quindi di questa valutazione integrata di impatto e di rilevanza sia per l'organizzazione sia per gli stakeholder, l'organizzazione andrà a individuare quali sono gli aspetti più materiali, quindi più significativi da inserire all'interno dell'organizzazione. È possibile che l'obiettivo è includere temi e aspetti di sostenibilità che vadano a coprire tutti gli ambiti di sostenibilità, quindi sociale, economico e ambientale. Ma proprio per permettere un percorso di approccio alla sostenibilità, anche dando rilevanza alla possibile evoluzione, al percorso di consapevolezza verso la sostenibilità di un'organizzazione, è possibile fare un'asserzione dichiarando aspetti relativi ad alcuni degli ambiti. In quel caso, però, nella prassi di riferimento, non potrà essere utilizzato il termine, sostenibile o sostenibilità. Dovrà essere chiaro, e questo è un motivo appunto per dare maggiore fiducia alle asserzioni etiche di sostenibilità, deve essere chiaro in quali ambiti l'asserzione va a indirizzare le azioni dell'organizzazione. La seconda parte della prassi di riferimento, i cui lavori sono quasi alla conclusione, presto sarà predisposta per i commenti pubblici, quindi se siete interessati e se avete commenti sono bene accetti. Comunque la seconda parte delle asserzioni etiche di sostenibilità vogliono dare indicazioni per rendere omogenei i program di utilizzo per la verifica e la validazione. Ovviamente il programma deve essere conforme a quelli che sono i requisiti della 17.029, quindi al punto 8 e all'appendice A, ma indicazioni importanti sono sempre con l'obiettivo di dare fiducia legata a queste asserzioni sono le condizioni al contorno, ovvero le condizioni per cui l'asserzione è valida. Può essere appunto un periodo temporale, devono considerare il periodo temporale, deve considerare il contesto dell'asserzione, il contesto in cui opera l'organizzazione. L'asserzione è valida finché rimangono pertinenti e rilevanti le parti interessate coinvolte nell'individuazione dell'analisi della materialità. L'asserzione rimane valida fino a che sono state completate le azioni, fino a che si completino le azioni sottese all'asserzione. Quindi non è fatta una verificata o validata un'asserzione, fatta un'asserzione per sempre. No, ha determinate condizioni per cui questa è valida. Come è stato già detto nei precedenti interventi, fondamentale per la verifica e la validazione dell'asserzione è il programma. Io vi ho riportato in questa alcuni esempi, due esempi, diciamo, di possibili asserzioni etiche di sostenibilità e come vedete, l'importanza e la fiducia di quella che è un'asserzione come ad esempio miele sostenibile, la fiducia in questa asserzione dipende appunto dalla validità del programma e dal livello di fiducia e di garanzia e di materialità del programma. Quindi un'asserzione etica, un'asserzione come miele sostenibile potrebbe essere
verificata, validata rispetto alla 17.033 e rispetto alla prassi di riferimento, se nel programma vengano individuati, siano chiari quali sono i risultati dell'analisi di materialità relativi a tutte le dimensioni della sostenibilità, se sono rilevanti gli stakeholder coinvolti, se nella sottese appunto nel programma siano chiari quali sono gli aspetti, questi aspetti più rilevanti. Il programma ovviamente, come è previsto la 17.029, dovrà prevedere requisiti verificabili e misurabili per ciascuna delle dimensioni in base alla sostenibilità. Ma anche l'altro claim che vi ho posto in questa slide, miele prodotto nel rispetto dell'ambiente in accordo al programma XY, potrebbe essere considerato, potrebbe essere verificato, validato anche rispetto non solo alla 17.033, ma anche rispetto alla prassi di riferimento, benché abbia solo un riferimento ad un ambito che è l'ambito ambientale della sostenibilità. Qual è la differenza nell'utilizzo della 17.033 o nella prassi di riferimento? Sta nel processo sotteso alla definizione di questa asserzione. Miele prodotto nel rispetto dell'ambiente, se nel prog potrebbe essere verificato, validato rispetto alla prassi di riferimento, se nel programma sia chiaro come l'analisi di materialità individuata dall'azienda abbia coinvolto tutti gli aspetti relativi a tutti e tre gli ambiti, ma attraverso una valutazione interna dell'organizzazione e attraverso la consultazione degli stakeholder si sia individuato come più rilevante l'aspetto relativo all'ambito dell'ambiente. Quindi potrebbe essere validato, la validazione e la verifica, come si diceva in precedenza, dipende dal programma. Nel programma sta il cuore per individuare non solo la fiducia nell'asserzione, ma anche il processo che ha portato a quel risultato, a quell'asserzione in sé. Quindi l'utilizzo della 17.029 permette, introducendo, diciamo, i concetti di livello di garanzia, livello di materialità dell'asserzione, permette appunto una fiducia in questo nel claim. E l'utilizzo, diciamo, l'implementazione di questi indirizzi applicativi contenuti nella prassi di riferimento sono altrettanto importanti perché permettono di dare fiducia ad un processo di elaborazione che abbia considerato la sostenibilità in più ampio termine, considerando non soltanto l'orizzonte temporale a breve termine, ma anche con un orizzonte temporale più ampio, quindi considerando anche le future generazioni, e attraverso appunto, e questo viene garantito attraverso la consultazione di stakeholder rilevanti e pertinenti.